quali sono le innovazioni che Velum Prime ha introdotto nel settore dei nematocidi? Diciamo, con l'introduzione del Velum Prime abbiamo ottenuto un prodotto innovativo per la lotta contro i nematodi terricoli, prodotto comunque differente dai normali prodotti che venivano utilizzati, quali fumiganti o altre molecole, e comunque un prodotto di facile distribuzione. È un ottimo prodotto per quanto riguarda la lotta ai nematodi, funziona bene, facile impiego, poco prodotto da distribuire, quindi non avere delle confezioni ingombranti poi da smaltire, anche questa è un'ottima cosa. Com'è stata accolta la novità di Velum Prime dagli agricoltori? È stata accolta molto bene, il prodotto ha risposto bene alle aspettative dei clienti e viene utilizzato periodicamente dove ci sono problemi di nematodi. Facciamo un trattamento post trapianto e dopo 15-20 giorni ripetiamo il trattamento e riusciamo a risolvere il problema fino alla fine della coltura. Lei ha riscontrato effetti anche a livello di altre malattie, magari fungine? Abbiamo riscontrato soprattutto sulle cucurbitacee, zucchino e cetriolo in particolar modo, che utilizzando il Velum Prime per via radicale abbiamo visto che nella parte aerea si riesce a fare qualche intervento in meno per l'oidio. Sì, ha degli ottimi risultati anche per quello che riguarda il problema dell'oidio. Infatti, quando si fa l'applicazione di Velum riusciamo a ritardare i trattamenti antioidici per parecchio tempo.